Presidente Piacenti, una grande cornice di pubblico, una squadra con la garra giusta, penso che possa essere soddisfatto per il momento. Oggi siamo soddisfattissimi, siamo felici, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo battuto una grandissima squadra. E oggi sono rimasto colpito dalla cornice di pubblico, il San Marcellino stracolmo, ma anche molto partecipe. Oggi hanno spinto la squadra dal primo all'ultimo minuto, è il segno che questa Fiorentina Basket, oltre ai risultati sul campo, sta ottenendo anche l'altro grande risultato, quello di entrare nei cuori di questa città, di avere sempre più tifosi. Ora, dopo questo risultato, come si dice, calma e gesso, il campionato ancora è lungo, dobbiamo andare avanti sulla strada che abbiamo intrapreso. Comunque San Marcellino è un fortino inespugnabile fino a questo momento, vedremo, siamo tutti curiosi di vedere questa Fiorentina Basket durante le Final Eight di Serie B a Jesi e Fabriano, perché magari è un banco di prova interessante per valutare anche la compattezza, come dire, della squadra con partite a ridosso giorno giorno, che sarà un po' quello che sarà la vita della squadra nei playoff. Sì, le Final Eight saranno una, oltre a una vetrina, saranno un'occasione importante per testare appunto la tenuta non solo fisico-atletica ma anche mentale della squadra. Comunque sono una grande opportunità per la squadra e per i ragazzi. Ora, noi abbiamo detto delle cose alla fine del girone di andata, sul girone di ritorno. Cito due fatti. Noi abbiamo perso a Cecina, come si dice, in un modo un po' particolare, una partita che non si doveva perdere, e oggi abbiamo vinto con la prima della classe, con una corazzata. Ecco, questi due elementi per una squadra, per una società che nel suo DNA non ha la recriminazione ma quello di imparare sia dalle vittorie che dalle sconfitte, penso che questi due fatti possono terminare in un'ulteriore maturazione per condurre in porto gli obiettivi che ci siamo dati all'inizio dell'anno. Ora credo che Firenze debba davvero sostenere questa squadra, perché una squadra così non si trova tutti gli anni. Quindi tutti a San Marcellino il 7 febbraio alle 21:15. Assolutissimamente, tutti a San Marcellino.